In quel tempo Gesù diceva ai discepoli: «Fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza». I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si facevano beffe di lui. Egli disse loro: «Voi siete quelli che si ritengono giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che fra gli uomini viene esaltato, davanti a Dio è cosa abominevole». Nessuno può servire due padroni. Mi viene in mente il racconto dalle fonti francescane in cui si narra che Francesco, ancora ragazzo ambizioso di onori e glorie umane, parte nella primavera del 1203 per la crociata, ma giunto a Spoleto ebbe un'apparizione del Signore che gli ordinava di tornare indietro con queste parole: «Francesco, chi è meglio seguire, il servo o il padrone?» E Francesco rispose: «Meglio il padrone». «E allora perché dunque ti affanni a cercare il servo invece del padrone? Ritorna ad Assisi, non è questa la tua vita». Francesco ha così scelto il vero padrone, seguendo alla lettera il Vangelo di oggi. Ma riusciamo anche noi a fare così? Non è invece vero il contrario? Cioè che spesso ci dondoliamo tra un padrone e l'altro, tra Dio e la ricchezza, tra Dio e il potere.